Bene, buonasera ai nostri ascoltatori. Vi parliamo da Radio Science Web Radio. Al microfono c'è Ugo Lombardi con Rosario Moreno, Massimo Bonella. Poi abbiamo ospite Danila Chiapperini che ci parlerà stasera di un argomento molto importante che riguarda le alghe, le microalghe. Buonasera Danila, dottoressa Danila. Buonasera a Benvenuta fra tutti. noi. Grazie, Grazie. buonasera a tutti. Prima di parlare di questo argomento molto interessante, io direi di dare la parola a Massimo Bonella per le ultime news. Massimo, a te la linea. Sì, buon pomeriggio, siete collegati con la redazione giornalistica di Pineta Oggi TV da Venezia, dunque per le ultime news che emerge quella in primo piano, sono stati celebrati a Jesolo i funerali ieri alle 15:30 nella chiesa di Jesolo Paese, i funerali della piccola Anna Dalla Mora, morta a 8 anni in un tragico incidente stradale in Viale Bassile al Lido di Jesolo. Per quel giorno l'amministrazione comunale aveva programmato il lutto cittadino, sospese a quell'ora tutte le attività che possono aver contrastato con la cerimonia funebre. Le bandiere del comune a mezz'asta. I partecipanti al funerale sono stati circa 3.000 persone. Una notizia che ha fatto parecchio parlare nel nord-est d'Italia, nel Trentino, quasi tutte le testate giornalistiche l'hanno riportata. Dunque, a questo punto io direi di dare la linea subito a Bari per la conduzione di Spazio Aperto, settimanale di Salto Web Network. So che questa sera ci sarà un argomento molto interessante. Io infatti sono già attrezzato con carta e penna per prendere degli appunti. Allora, Ugo Lombardi, a te la diretta da Grazie Venezia, Massimo. Dina a Bari, a te. Grazie Massimo. E infatti è un argomento interessante perché abbiamo scoperto che alcune nostre ricercatrici sono alle prese con una microalga. Adesso la dottoressa Danila Chiapperini ci correggerà, ma è una microalga che ha una forma spirale e il cui contenuto proteico la rende molto appetibile non soltanto dal punto di vista gustativo, ma anche dal punto di vista, diciamo così, economico. Dottoressa, intanto la risaluto e grazie per essere con noi. Grazie a voi. La domanda che viene spontanea subito è: cos'è la spirulina? Perché si chiama spirulina e come nasce questa iniziativa? Prego. Allora, la spirulina, come dicevamo poc'anzi, è una microalga di colore verde-blu che appartiene alla famiglia dei cianobatteri fotosintetizzanti. Questo significa che cresce nell'acqua, perché ovviamente è una microalga, acqua dolce, e cresce poi attraverso la luce, quindi ecco perché si chiama fotosintetizzante. Spirulina è un nome che deriva appunto dalla sua forma a spirale, perché ad occhio nudo non si può vedere, ma al microscopio si vede questa sua forma a spirale molto simpatica, e quindi da dove nasce il nome spirulina. Devo dire che la spirulina in effetti è un vero prodigio della natura per il suo straordinario contenuto di sostanze nutritive e per i suoi vasti campi d'applicazione, dall'energia rinnovabile all'alimentazione, alla nutrizione umana ed animale, al trattamento delle acque, al campo d'applicazione della cosmetica e in generale possiamo dire per il benessere, insomma, della persona, a tutto tondo. Oggi la spirulina, proprio per questa sua caratterizzazione, riscontra un elevato interesse scientifico, quindi non solo però da parte della comunità scientifica, ma anche da parte di eventuali investitori o imprese, proprio per lo sviluppo di nuovi prodotti nell'ambito del green business. Green appunto perché questa microalga ha questo colore verde-blu. Da dove nasce l'idea progettuale? L'idea progettuale nasce in una maniera molto simpatica, nasce da un viaggio in Africa che ho condiviso con dei miei amici, attuali colleghi di questo progetto, e in Africa, in particolare in Malawi, dove la spirulina è endemica, perché appunto la spirulina nasce in paesi molto caldi, in laghi di paesi molto caldi, soprattutto nei laghi che riportano poi le condizioni di crescita particolari
per la spirulina. Io mi occupo di cooperazione allo sviluppo, sono una progettista e durante uno studio di fattibilità per lo studio di un progetto, molto casualmente, accanto ad un centro nutrizionale per bambini malnutriti e denutriti, abbiamo notato questa vasca con quest'acqua verde e abbiamo chiesto informazioni perché ci siamo subito incuriositi e così ci hanno raccontato questa bellissima storia di questa alga prodigiosa che coltivavano in questa missione dove eravamo ospiti e che appunto coltivavano per somministrarla non solo ai bambini malnutriti e denutriti, ma anche ai malati di AIDS che ricevevano appunto la cura. Perché? Perché ovviamente abbiamo detto che la spirulina ha uno straordinario contenuto di sostanze nutritive, possiede proteine che possono arrivare anche fino al 70%. E quindi diventa un integratore alimentare molto interessante sia dal punto di vista della somministrazione nei paesi cosiddetti in via di sviluppo in cui non c'è un accesso al cibo di alta qualità e soprattutto integrato dal punto di vista delle sostanze nutritive. E quindi così è nata un po' l'idea di impiantare un impianto pilota di questa microalga spirulina in Puglia, il primo impianto creato appunto dall'associazione Apulia Cundi che abbiamo messo su a seguito della vincita del bando Principi Attivi 2012 appunto con questo progetto che si chiama Spirulina Cibo degli Dei nell'ambito del programma Bollenti Spiriti promosso dalla Regione Puglia. Bene, Daniela, sì. Scusa, ti interrompo, una domanda prima che tu vada avanti, ma questi nostri amici africani come l'hanno scoperta loro la spirulina? Cioè come l'hanno individuata come cibo ricco di sostanze nutritive? Il momento particolare in cui è avvenuta questa scoperta ovviamente non lo conosco perché risale veramente a tantissimi anni fa, tant'è che non solo gli africani ma anche le popolazioni dell'America Latina definivano questa spirulina, questa microalga cibo degli dei. Essi riscontrano testimonianze attraverso dei reperti, attraverso insomma storie eccetera in cui si racconta che veniva utilizzata ad integrazione del cibo classico quotidiano. Tuttora ci sono soprattutto delle donne che quotidianamente coltivano e raccolgono questa spirulina integrandola appunto nella loro dieta quotidiana. Bene. Quanti siete voi in questo progetto? Quanti di voi sono interessati e quali obiettivi avete in questo progetto di ricerca? Allora, noi siamo quattro giovani ragazzi pugliesi, da qui il nome di Apulia Cundi, proprio perché Apulia appunto riporta alla nostra origine pugliese e Cundi all'origine dell'idea africana, perché Cundi in Kiswahili significa gruppo. Siamo un team di quattro persone, ovviamente con delle caratteristiche e delle competenze professionali diverse. C'è Raffaele Settanni, che è tecnico di laboratorio chimico-biologico con esperienza anche nel monitoraggio ambientale. C'è Simone Intini, che è una biologa con un dottorato in ingegneria ambientale. E la dottoressa anche Flavia Milone, che è anche lei biologa con un dottorato in ingegneria ambientale. E poi ci sono io, Daniela Chiapperini, che sono progettista e quindi integro anche le competenze e i ruoli di ognuno del gruppo attraverso le mie competenze più progettuali e di gestione insomma, delle attività, della rendicontazione e quant'altro. Noi abbiamo messo in atto, come dire, una politica di costruzione e valorizzazione di risorse umane tutte pugliesi per appunto valorizzare un modello di sviluppo ecosostenibile e partecipare attivamente all'economia della conoscenza e dell'innovazione. Il nostro obiettivo è contribuire
in generale al miglioramento della qualità della vita e delle comunità umane tutte, promuovendo la ricerca e lo sviluppo scientifico nei campi di applicazione della microalghe. Però siamo partiti da un obiettivo ovviamente specifico, che è quello di avviare questo impianto pilota, appunto partito già da alcuni mesi in Puglia, per mettere a punto un integratore alimentare naturale e puro a base appunto di spirulina 100%. Perché questo? Perché in Italia si trova la spirulina in commercio, ma abbiamo notato che non è made in Italy e soprattutto non è pura al 100%, cioè si trova sotto forma di pasticche, sotto forma di capsule, pertanto contiene degli addensanti, delle farine biologiche, poi evidentemente vegetali, però noi abbiamo voluto puntare alla qualità, ad un prodotto tutto italiano, quindi direi anche tutto pugliese, che però superasse gli standard di qualità della spirulina in commercio per appunto avere un integratore alimentare puro al 100%. Non lo stiamo producendo sotto forma di compresse, lo stiamo producendo sia in polvere che in stick, molto, molto simpatici e carini da vedere. E ovviamente tutto il follow-up di questo progetto ci porta ad indagare gli altri campi di applicazione delle microalghe, che, come dicevo all'inizio di questa puntata, sono svariati e vanno dall'energia rinnovabile al trattamento delle acque, alla cosmetica, all'alimentazione. Sì, insomma. Danila, usata come sostanza commestibile, sì. I nostri ascoltatori che gusto, che sapore hanno? Cosa possiamo dire ai nostri ascoltatori? La spirulina commestibile ha un sapore che si avvicina a quello di... A quello della spirulina. Nel senso che ha un sapore molto particolare. Stiamo testando la nostra spirulina, facendola assaggiare ovviamente ad amici, parenti e quant'altro, e stiamo riscontrando una reazione molto positiva. La spirulina piace. Piace soprattutto nella forma in cui la stiamo diffondendo e la stiamo producendo, e probabilmente se dovessi cercare un sapore simile potrebbe avvicinarsi a quello dei semi di girasole o a quello della clorofilla, non so se magari qualcuno ha assaggiato qualcosa a base di clorofilla. Però il sapore della spirulina ovviamente è quello della spirulina, non posso fare delle comparazioni, perché poi ovviamente io coltivandola ogni giorno sento proprio questo odore particolare che riconoscerei ormai ovunque e in qualsiasi situazione, anche ad occhi chiusi. Beh, dato l'alto contenuto proteico, se mangiassimo quanti grammi di spirulina potrebbero equiparare il contenuto proteico, per esempio, di 100 grammi di carne? Allora, non tantissimi grammi, pochi grammi, insomma, potrebbero equiparare le proteine della carne, perché possiamo pensare che se facciamo il paragone con le proteine della carne, del latte, delle uova, che arrivano fino al 20-30%, sapendo che le proteine della spirulina arrivano al 60-65-70%, come dire, il conto viene da sé, contiene quasi il doppio delle proteine, tant'è che attorno a questa comparazione noi intendiamo sviluppare tutto un discorso ambientale, quindi non solo dei benefici per l'essere umano, per le sue caratteristiche, abbiamo detto, prodigiose, perché magari elenco qualche caratteristica, insomma, positiva: è ricca di pigmenti, è ottima come antiossidante, minerali. Non ho capito.
anche c'ha minerali, ricca di minerali. Assolutamente, ha un basso contenuto calorico, è priva di colesterolo, contiene soltanto il 5% di grassi, ad esempio al contrario delle proteine animali. Da questo punto di vista è considerato un integratore alimentare, ad esempio per diete vegetariane, per diete vegane, per chi pratica sport soprattutto, perché aiuta a mettere su la massa muscolare, oppure ad esempio per chi possiede delle carenze alimentari. Ad esempio ha circa il doppio delle proteine rispetto alla soia secca, che ne possiede soltanto il 35%, rispetto agli arachidi o ai cereali che arrivano all'8-10%. Assumere spirulina possiamo dire che fa bene perché è un potente antiossidante, favorisce l'azione depurativa del fegato, dei reni, protegge il sistema nervoso, mantiene l'elasticità cutanea, la salute di capelli, unghie, occhi, protegge l'organismo da insorgenze di patologie cancerogene, rafforza il sistema immunitario, insomma aumenta in generale poi la resistenza fisica e lo sviluppo muscolare, come dicevo prima. Pertanto, scusami Daniela se ti interrompo, ma queste valutazioni sono naturalmente valutazioni già riscontrate? Testate scientificamente, sì, perché sicuramente la spirulina è stata indagata a livello scientifico già da alcuni anni, non sono sicuramente come dire, scoperte che abbiamo fatto noi. Il nostro ruolo in questo momento è quello, come dicevo prima, di promuovere questo alimento considerato addirittura dalla FAO il cibo del futuro, sotto forma di alimento naturale e puro, e soprattutto come dire, anche dal punto di vista ambientale. Mi ricollego a quello che dicevo prima. Il nostro scopo parallelamente è quello di promuovere questo prodotto, perché a livello ambientale non ha dei costi. E oggi che viviamo il problema anche della terra, cioè pensiamo che tra alcuni anni saremo molti di più sulla terra, è un po' anche l'argomento che sta affrontando Expo 2015. La spirulina offre più nutrimento per unità agricola di terra di qualsiasi altro cibo. Pertanto, dal punto di vista ambientale, ha veramente degli aspetti molto, molto positivi, perché non toglie terra, come ad esempio la carne, le proteine della carne, non toglie terra per allevarla e coltivarla. Soprattutto si consuma pochissima acqua, quindi ha un impatto ambientale veramente molto basso. Poi, tra l'altro, coltivare spirulina non causa inquinamento, non causa erosione del terreno, non causa contaminazione di acqua, non distrugge le foreste, cresce senza pesticidi, per dire, è veramente qualcosa che sentiamo, come dire, il dovere di far conoscere alla gente. Perché oggi notiamo che tante persone iniziano ad avere anche uno stile di vita dal punto di vista alimentare etico, basato anche sul consumo delle risorse ambientali. Poco tempo fa leggevo un articolo sul National Geographic che mi è piaciuto molto e vorrei riportare, dove diceva: quando pensiamo all'inquinamento, pensiamo alle industrie che emettono gas, che emettono contenuti nell'aria inquinanti, ma non pensiamo invece a quello che mangiamo. Anche attraverso la nostra alimentazione inquiniamo, anche attraverso, se vogliamo dire, il nostro stile di vita, quello che indossiamo, eccetera, ma soprattutto attraverso la nostra alimentazione. Se ci nutrissimo di proteine animali, contribuiremmo sicuramente molto di più all'inquinamento del pianeta. E ovviamente a noi, ripeto, Flavia Milone, Simone Intini, Raffaele Settani e me, Daniela Chiapperini, proteggere l'ambiente, preservare l'ambiente è una questione che ci sta molto a cuore. Ecco perché noi promuoviamo questo modello di sviluppo ecosostenibile. Insomma, Daniela, ci stai dicendo, in attesa di dover magari assaggiare di domenica magari un piatto di spirulina al forno, e sostituirla con la pasta al forno, oppure magari un piatto di polenta
sostituito da spirulina? Allora, vorrei fare una precisazione. La spirulina non deve essere intesa come un sostituto di altri alimenti, ma come un integratore. Pertanto, cosa stiamo facendo noi? Stiamo sperimentando tutti quei prodotti, ovviamente con l'aiuto di una serie di partner con i quali stiamo intessendo delle relazioni che vanno dai partner scientifici ai partner industriali. Stiamo sperimentando vari prodotti che contengono spirulina. Faccio un esempio: abbiamo sperimentato i taralli, abbiamo fatto la focaccia barese, quindi con la spirulina. Abbiamo fatto la pasta fresca, le tagliatelle, i cavatelli, abbiamo preparato dolci. In questo senso sì, vogliamo vorrei sottolineare questo aspetto. La spirulina non sostituisce i pasti, anche per chi la utilizza nelle diete, non sostituisce assolutamente i pasti, ma va ad integrare, va ad equilibrare delle carenze dell'essere umano. Oppure, evidentemente, per chi ad esempio pratica sport, va semplicemente a rispondere a quelle necessità fisiche di cui l'essere umano, insomma, ha bisogno. Pertanto, no pasta al forno, ma magari tagliatelle al forno verdi, quindi preparate con la spirulina. Benissimo. Danila, so che siete collaborate con altre università nazionali in questa ricerca. Pensi che ci sia la possibilità fra non molto di avere una produzione, diciamo così, su larga scala di questo prodotto che possa anche essere acquistata dall'utenza? Sì, noi siamo partiti innanzitutto con questo progetto finanziato dalla Regione Puglia con una partnership da parte dell'Università degli Studi di Bari, in particolare dal Dipartimento di Agraria e dal Dipartimento di Farmacia, che hanno creduto sin da subito nella nostra idea progettuale, in particolare con due ruoli molto diversi. Il Dipartimento di Farmacia ci supporta sull'analisi qualitativa della nostra produzione, mentre l'università, la facoltà di agraria, ci ha messo a disposizione un terreno con una serra che monitora anche i parametri ambientali per la coltivazione della spirulina, dentro la quale noi abbiamo creato due sistemi che stiamo mettendo a paragone, perché stiamo incrociando i dati di un sistema aperto, Raceway, e un sistema chiuso, che è quello del fotobioreattore. Ovviamente il sistema chiuso è più controllato, mentre quello aperto è ovviamente... Cioè, spieghiamo che significa fotobioreattore e a che serve. Sì, il fotobioreattore, come il Raceway, cioè una vasca aperta, è un sistema di coltivazione della microalga spirulina. L'unica differenza è che il fotobioreattore è un cilindro chiuso dove appunto i parametri di crescita dell'alga si possono controllare, non dipendono dall'esterno ma dipendono soltanto da noi che ovviamente manteniamo la coltivazione. Mentre la vasca aperta, il Raceway, ovviamente potrebbe subire dell'ambiente, delle conseguenze dell'ambiente, cioè della temperatura, che quindi potrebbe abbassarsi o alzarsi repentinamente, piuttosto che insomma di altre contaminazioni. Ovviamente noi produciamo la spirulina in una serra protetta, controllata, ripeto, anche dal punto di vista dei parametri ambientali, eccetera. Ma il fotobioreattore, essendo un cilindro chiuso, completamente chiuso, è sicuramente un sistema di coltivazione della spirulina controllabile e controllato al 100%. Quindi il fotobioreattore serve soprattutto a tenere la temperatura dell'acqua, mi pare di capire, assieme agli altri parametri, ma soprattutto la temperatura dell'acqua, a valori idonei perché possa crescere questa microalga. Esattamente, perché in questo periodo noi stiamo sfruttando le temperature, il clima caldo della nostra estate, che ovviamente in Africa, in America Latina è garantito a 365 giorni all'anno, insomma durante tutto l'anno. Ovviamente nel periodo invernale noi dovremo
sicuramente controllare i parametri per la coltivazione. Ovviamente questo è più facile farlo in un sistema chiuso rispetto ad un sistema aperto. Rispondo alla domanda invece che mi faceva prima rispetto alla possibilità di trovarla in commercio e di allargare le nostre partnership. Stiamo sicuramente lavorando sull'allargamento e la valorizzazione e il rafforzamento di ulteriori partnership, in particolare ad esempio con l'Università di Napoli, con altre facoltà delle università pugliesi. E devo dire che in questa fase ci stanno anche un po' cercando, nel senso che è vero, stiamo riscontrando un elevato interesse scientifico proprio per i vasti campi di applicazione della microalga, ma soprattutto per l'interesse sempre più forte dal punto di vista della nutrizione e dell'alimentazione. Questo interesse da parte della comunità scientifica e imprenditoriale nel nord Europa è già abbastanza confermato da alcuni anni. Noi lo stiamo suscitando in questi mesi di progetto e devo dire che stiamo avendo dei buoni risultati, anche perché la nostra filosofia, che è diventata, come dico sempre, una metodologia di lavoro, è quella di lavorare non per competere ma per cooperare. Noi, attraverso la modalità della cooperazione, pensiamo che si possa lavorare su progetti anche più a lungo termine. Pertanto, in quest'ottica, noi prevediamo sicuramente di industrializzare tutto il processo che abbiamo costruito a livello di impianto pilota, lo stiamo già facendo, e presto sulle vostre tavole potrà arrivare la nostra spirulina made in Puglia o made in Italy, insomma, come preferite, dipende da dove ci state ascoltando. Danila, ma questo prodotto, secondo te, quando sarà bello pronto, impacchettato, ordinato, eccetera, per essere quindi assunto come alimento, il posto migliore perché possa acquistarsi, secondo te, sarà un supermercato o una farmacia? Ovunque. Sicuramente nella farmacia ci va chi acquista dei medicinali, e questo non è assolutamente un medicinale, però oggi troviamo delle farmacie, parafarmacie soprattutto, molto più allargate, che magari contengono anche i prodotti per celiaci, i prodotti per persone intolleranti, eccetera. Quindi, perché no? Noi puntiamo ad un'ampia e larga distribuzione del prodotto. Poi sicuramente partiamo dai canali di distribuzione più come dire, coerenti all'alimento, quindi sicuramente il supermercato, sicuramente il negozio che vende biologico, sicuramente l'erboristeria, ma non puntiamo soltanto alla vendita al dettaglio per arrivare direttamente al consumatore, stiamo indagando e stiamo lavorando anche per arrivare al consumatore attraverso degli altri prodotti, cioè quello della pasta, quello dei taralli, del pane, eccetera. Quindi una vendita anche presso le aziende che poi la integrano ai loro prodotti alimentari, e quindi creare anche nuovi prodotti alimentari appunto a base di spirulina. Pertanto poi potremo trovare tutti i prodotti alimentari a base di spirulina ovunque si vendano appunto questi prodotti, tipo nel panificio, nel biscottificio, in altri negozi simili. Tu pensi che una massaia sarà in grado di capire, di comprendere questo prodotto? Cioè, ci sarà la possibilità che la massaia possa dire, entrando in un panificio, mi date mezzo etto o mezzo chilo di spirulina? Magari non subito, ma sì, sicuramente sì, perché la spirulina si fa conquistare da sola. Noi ci stiamo confrontando con un pubblico che la assume da svariati anni e vuole assolutamente prestissimo, a tutti i costi, una spirulina prodotta qui nel nostro paese.
Dall'altra parte invece chi non conosce la spirulina rimane assolutamente affascinato dalle sue caratteristiche, pertanto è incuriosito e vorrebbe anche per curiosità assumere la spirulina. Quindi sì, anche la massaia. Danila, una domanda fra le tante sorge spontanea. Voi avete fatto una ricerca che è nata da una visita occasionale in un paese antichissimo. Pensi che altri viaggi come questi possano dare dei riscontri magari identici su magari anche su altri tipi di alimenti? Cioè, voglio dire, un'iniziativa come la vostra è encomiabile, fatta da giovani alla ricerca di attività, diciamo, da crearsi. Potrebbe essere da stimolo per altri giovani altrettanto bravi come voi, perché possano anche loro individuare percorsi conoscitivi così diversi? Sicuramente sì, dipende dalla sensibilità e dalla curiosità di ognuno. Oggi ci sono tanti giovani curiosi, sensibili, e dall'altra parte abbiamo la natura che ci offre veramente tanti, tanti prodotti naturali con delle caratteristiche magnifiche. Io che ho viaggiato spesso per i paesi, soprattutto africani, so benissimo e posso confermare che gli africani non si curano con le medicine, si curano con i prodotti naturali. Pertanto la natura, dalla quale poi tra l'altro abbiamo copiato in laboratorio tante cose, la natura ci offre tutto quello di cui noi abbiamo bisogno. Dobbiamo soltanto cambiare lo sguardo verso la natura, avere più rispetto della natura e avere più magari sensibilità, perché nella natura potremmo trovare, come noi abbiamo trovato la spirulina, tanti altri giovani, noi potremmo trovare tanti altri prodotti che possono contribuire al miglioramento della qualità della vita, sicuramente anche sostituendo tanti prodotti medicinali che noi prendiamo ormai con troppa facilità, secondo me, ecco, con troppa facilità. In Africa mi è capitato spesso di vedere come gli africani stessi conoscano tutte le proprietà delle piante, dei fiori, dei prodotti che si trovano in natura. Noi, ad esempio, recentemente abbiamo creato una partnership con altri ragazzi che hanno vinto sempre lo stesso bando di principi attivi, i quali un po' hanno fatto il nostro discorso, tipo ragazzi che stanno sperimentando nuovi alimenti come noi, però sotto forma di insetti. Anche gli insetti, ad esempio, in Africa vengono molto mangiati, consumati, e gli insetti contengono un elevato contenuto proteico, ad esempio, come la spirulina. Siamo entrati in contatto anche con dei ragazzi che stanno lavorando sui microortaggi. Pertanto sì, già qualcuno ce n'è e sicuramente ce ne possono essere tanti altri. Dipende sempre dallo sguardo che si ha verso il mondo. Eh beh, questa è una bella iniziativa, soltanto che dovremmo un po' mettere il silenziatore ad alcune aziende farmaceutiche, a meno che anche loro non scoprano magari la spirulina e la vogliano anche loro commercializzare. Gliela forniremo noi, la spirulina. Con quali altre università siete state collaborando, Danila? Allora, noi stiamo collaborando in particolare con l'Università Federico II di Napoli, in particolare con un centro di ricerca interdipartimentale che lavora appunto sull'acquacoltura. E poi in realtà stiamo, come detto prima, valorizzando tutte le realtà che si occupano di ricerca scientifica anche a livello pugliese, tipo i centri nazionali delle ricerche. Stiamo entrando in contatto anche con altre facoltà dell'università, insomma, di Bari, eccetera. Stiamo anche iniziando a guardare oltre l'orizzonte nazionale. Abbiamo proposto un'altra idea
progettuale fondata però sulla formazione, per cui se verrà approvata questa idea progettuale che abbiamo proposto all'ARTI, l'Agenzia Regionale per le Tecnologie e l'Innovazione, presto in Puglia arriveranno una serie di rappresentanti scientifici e imprenditoriali da tutte le parti del mondo. E questo progetto, ad esempio, l'abbiamo proposto in rete con questi altri ragazzi che hanno messo su, sempre nell'ambito agroalimentare come noi, dei progetti di valorizzazione di cibi alternativi, i cosiddetti cibi del futuro, così come dicevo prima ha definito la FAO nel 2007 la spirulina, proprio per queste caratteristiche, questi benefici nutritivi straordinari. Danila, mentre stavo parlando, stavi rispondendo a questa domanda, Massimo Bonella mi chiedeva: Ugo, se io mangio spirulina, che succede? Lo dicevo prima. La spirulina sicuramente fa bene a livello generale. Poi dipende, come dire, dalle problematiche di ognuno. Però ripeto un po' le caratteristiche della spirulina. La spirulina fa bene perché è un potente antiossidante, favorisce l'azione depurativa del fegato e dei reni, protegge il sistema nervoso, mantiene l'elasticità cutanea e la salute dei capelli, unghie e occhi, protegge l'organismo dalle insorgenze di patologie cancerogene, rafforza il sistema immunitario, aumenta la resistenza fisica, quindi per dire ha dei benefici ad ampio spettro. Ultimamente si sta riprendendo un po', si sta approfondendo la ricerca fatta per la depurazione da metalli pesanti, non soltanto nell'essere umano, ma anche nei terreni. Cioè, meccanismo competitivo? Non ho capito. Agisce come meccanismo competitivo? Agisce come un meccanismo, come dire, che mangia i metalli pesanti, detto veramente in soldoni. Cioè si è notato da alcuni esperimenti, ma ripeto, è una ricerca in itinere, non abbiamo dei risultati ancora confrontabili, ecco. Si è notato che la spirulina ha delle proprietà nel depurare determinati organismi che possiedono metalli pesanti. Ad esempio, ci sono stati degli esperimenti fatti sui bambini, ecco, sui giovani, non tanto sugli adulti. Sugli adulti si è notata una risposta meno efficace, sui giovani di Chernobyl, insomma, dopo la tragedia di Chernobyl, si è notato che attraverso l'assunzione di spirulina c'è stato un abbassamento dei metalli pesanti riscontrabili nell'essere umano. Questa stessa sperimentazione la si è fatta anche sulle acque e sui campi. Sappiamo bene che abbiamo campi contaminati dai metalli pesanti per una serie di ragioni, e quindi si sta portando avanti anche una... C'è un largo interesse scientifico, e ovviamente poi non sarà soltanto scientifico se questo verrà confermato, per applicare la spirulina anche in questo ambito. È un po' come quello che si sta facendo con la canapa: coltivando la canapa si depurano, tra virgolette, i terreni, e quindi si rendono disponibili per l'obiettivo principale per cui un terreno esiste, cioè quello di produrre cibo per tutti, e garantire quindi in questo modo la sicurezza alimentare a tutte le popolazioni del mondo, perché ci rendiamo conto che da un lato, e questo è scandaloso, da un lato ci sono popolazioni che hanno eccedenze di cibo, che soffrono di obesità, che vanno in palestra per dimagrire, e soffrono anche di patologie derivanti dall'obesità, quindi da una cattiva altra alimentazione, e poi dall'altra parte del mondo, io lo posso testimoniare perché ci sono stata veramente spesso, in particolare in Africa, ci sono persone che non hanno accesso al cibo, e avere accesso al cibo è sicuramente un diritto fondamentale. Dovrebbero essere, diciamo, poca patologia diabetica,
poca patologia relativa all'ipertensione arteriosa in rapporto all'aterosclerosi. Insomma, sì. Loro dovrebbero avere dei vantaggi mangiando, diciamo così, meno grassi, insomma. I vantaggi sono per tutti. La spirulina la può assumere anche la donna incinta, per dire, che magari ha più restrizioni alimentari. Se la spirulina può assumerla, la donna incinta, la spirulina la possono assumere tutti, 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 davvero tutti quanti. Quindi per questo un prodotto da valorizzare, da diffondere e da far arrivare sulle tavole di ognuno. Ovviamente questo prodotto deve entrare anche nella nostra cultura. Nella cultura, come dire, giapponese, mangiare microalghe è normale. Nella cultura nord europea, mangiare microalghe è normale. Probabilmente per noi è meno normale, meno diffusa questa usanza. Però, come dicevo prima, stiamo riscontrando da parte di un pubblico diversificato, molto diversificato, un entusiasmo, una curiosità, un entusiasmo, e quindi pertanto probabilmente anche quello che potrebbe rappresentare un punto di debolezza, che è quello che non abbiamo la cultura di mangiare alghe e microalghe, paradossalmente potrebbe essere un punto di forza. Io intanto saluto Savino Percoco, so che in linea con noi è un giornalista di Antimafia 2000. Buonasera Savino. In attesa che i nostri concittadini imparino a riconoscere la bragioletta e le orecchiette alla spirulina, così la domenica... sono verdi, si riconoscono perché domenica, sono verdi. La domenica, Danila, incominceremo a mangiare bragiole alla spirulina e orecchiette alla spirulina. Noi vi aspettiamo, pertanto quando volete veniteci a trovare e vi offriremo la nostra spirulina. Dove vi possiamo trovare, Danila? Vuoi dircelo così lo sappiamo tutti? Noi siamo nella provincia di Bari, a Valenzano, presso la serra, la serra, insomma, i campi sperimentali della facoltà di agraria dell'Università di Bari. Poi ovviamente ci accordiamo e facciamo un pranzo o una cena a base di spirulina. Avete anche un sito, avete anche un riferimento? Il sito è veramente lì per essere online, che è www.apuliacundi.it, Cundi scritto con il K, perché come dicevamo prima, Cundi è la parola in Kiswahili che significa gruppo e che recupera l'origine di questa bellissima storia, che ha un'origine africana, un po' come l'origine dell'essere umano e della vita. Rosario, Massimo, Savino, sì. Se avete da fare degli interventi vi pregherei di farli, altrimenti salutiamo la nostra ospite. Solo un attimo, dunque riprendo io, qui sono Massimo Bonella da Pianeta Oggi TV da Venezia. Volevo chiedere alla dottoressa Danila Chiapperini, se ho ben capito, quindi la spirulina può essere coltivata anche in Italia? Sì, assolutamente sì. Ovviamente bisogna garantire le condizioni di crescita, che diverse rispetto alla stagione fredda, rispetto alla stagione calda. Quindi ci sono delle condizioni da garantire. È un esserino vivente, quindi come una pianta, come un qualsiasi esserino vivente, insomma, va curato e vanno create le condizioni ottimali per la sua crescita. Ecco, perché io sono preoccupato sul fatto che magari alcune di queste spiruline possono provenire dall'Asia, dove sappiamo che c'è stato il caso di Fukushima, che tutti insomma, sì, conosciamo, e non vorrei che poi arrivassero delle sostanze contaminate. Ecco, questo che io... Maggior parte della spirulina arriva dalla Cina, è un dato di fatto, la maggior parte della spirulina arriva dalla Cina. Basta andare in erboristeria, basta andare, insomma, basta comprarla e basta informarsi, perché spesso non c'è una vera e propria tracciabilità della spirulina, ma quando la si ha si sa benissimo che la spirulina proviene tutta cioè la maggior parte dalla Cina. E sappiamo anche bene che il problema della Cina sono proprio quelli che nominavo prima, i metalli pesanti nelle acque.
La Cina in effetti, Daniela, sta inquinando tutto praticamente, acqua, terra, aria, questo cioè va detto praticamente, no? E quindi la preoccupazione è che poi queste sostanze non arrivino in Italia, che sono anche loro di conseguenza inquinate. Poi Fukushima ha fatto una precipitazione a largo raggio, a larghissimo raggio, no? E quindi se riusciamo a coltivarla in Italia sarebbe veramente importante, sarebbe molto Noi importante. la stiamo coltivando in Italia, noi abbiamo già un impianto di produzione di spirulina in Italia già da alcuni mesi, grazie a questo finanziamento regionale. E ripeto, stiamo cercando di mettere sul mercato un prodotto alternativo, perché siamo convinti anche che il consumatore debba poter avere la scelta di comprare un prodotto piuttosto che un altro. E l'alternativa è semplicemente un prodotto di qualità naturale e puro al 100%. Quindi sicuramente cioè noi già la coltiviamo in Italia e abbiamo un prodotto italiano. Stiamo completando il processo di certificazione, stiamo completando, nel frattempo stiamo avviando anche altre ricerche negli altri campi d'applicazione della spirulina. Ma la coltiviamo già a Bari, nella provincia di Bari. Ecco, questa è una bellissima notizia, grazie Danita, non ho altre domande qui da Prego, Venezia. grazie a voi. Bene, allora ringraziamo Danila, ringraziamo tutti i collaboratori di questo team importante, e gli facciamo tanti auguri di una rapidissima emissione anche dal punto di vista commerciale, emissione sul mercato di questo prodotto che credo poi debba anche così recuperare un po' i sacrifici anche dal punto di vista commerciale, economico che voi state facendo per mettere su questo nuovo prodotto alimentare. Tanti cari auguri. Soprattutto, Prego. grazie, grazie, soprattutto l'investimento emozionale. Volevo soltanto dire a chi magari ci sta ascoltando, se si vuole mettere in contatto con noi, che a breve sarà online il sito www.apuliacundi.it, oppure potete contattarci per email apuliacundi@gmail.com o semplicemente cercarci sulla pagina Facebook, che è ovviamente Apulia Kundi. Grazie. Dottoressa, grazie per essere stata con noi e tanti Grazie carissimi a voi. auguri. Grazie, Arrivederci. grazie mille. Insomma, è stata una bella scoperta quella della dottoressa Danina. Credo che pochi di noi avessero notizie di questo prodotto così ricco di sostanze proteiche. Che ne pensate, Massimo? Sì, intanto saluto anche il collega Savino di Antimafia 2000. E, beh, guarda, io l'avevo presa, mi ricordo, per un periodo nel 2005, che avevo un periodo un po', diciamo, di stress, diciamo, di lavoro e le cose non andavano per verso giusto. E ricordo che avevo trovato dei benefici, ma ero riuscito a tirarmi su, ecco, cioè ho sentito un beneficio. Quindi sono tutte cose positive, cioè la madre terra, questo ci fa capire che la madre terra ci dà tutto, anche per curarci, e Possiamo quindi curare le malattie metaboliche con questa sostanza. Possiamo curare. è una sostanza, ho visto, completa. Sì. Savino, Sì, che è ne completa pensi? al 100%, è veramente completa. E poi è per tutti, dal bambino a, ripeto, la donna incinta, a chi è stressato, a chi è stanco, a chi fa sport, è veramente per tutti. Savino, sei con noi? Pronto, Savino Percoco? Rosario, non abbiamo Savino con noi. No, non ce l'abbiamo, un attimo soltanto, Ah, vediamo ok. se Se riusciamo a sentiamo tirarlo Savino. dentro. Sentiamo Savino che ne pensa. Subito andiamo a vedere se lo tiro. Vediamo Savino che ne pensa, può darsi che abbia Savino, idee. attendi che ti tiriamo dentro, vediamo. Savino Percoco, cerchiamo di tirarlo dentro. Sì. Ecco, Savino. Non ha parlato. Ancora non ha risposto, può darsi che non. No. Non ci sia, non si è collegato. Savino? No, Va non ci bene, insomma, in sente. attesa che Savino venga con noi,
Ci auguriamo quindi che questo prodotto divenga al più presto, lo auguriamo anche al team di Danila Chiapperini, divenga al più presto un prodotto che possiamo trovare nei nostri punti di acquisto, sia, che, Grazie. sia i locali commerciali, sia i supermercati, come dicevi prima, ma anche nelle parafarmacie, dove credo che sia il posto giusto dove si possa acquistare. Non vi preoccupate, arriveremo noi da voi. Bene, bene, grazie Danila. Savino, ci sei? Sì. No, Savino? Savino non risponde. Savino non c'è. Va bene. Ecco, dottor Ugo, una cosa interessante da dire, no? Che i media locali, e li pregherei, cioè le locali per cortesia, visto che i network fanno tutt'altra cosa, ma le locali che si avvicinassero a queste cose, a queste novità, che poi non sono novità, cioè sappiamo insomma che, voglio dire, lo si sa, ma per informare, per amplificare queste cose qui, per dare notizie in modo da poter quindi aiutare tutte quelle persone che hanno dei problemi, che quindi con poco potrebbe, ecco, quindi, cioè, voglio dire, i media locali che diano spazio a questo. È importante, certo, è importante, almeno le emittenti locali, sì, almeno loro. Sì, i nazionali ormai non li conto più perché fanno tutta una programmazione, abbiamo visto in tutti questi anni qua, si sono beccati tutte le frequenze, hanno creato una programmazione di palinsesti di sola immagine, praticamente contenuti molto frivoli per abbassare poi alla fine il grado culturale della società italiana, e penso che gran parte sono riusciti, ma questo è un altro discorso. Ecco, quindi io dico l'appello ai locali, alle locali, di avvicinarsi a queste cose qui, anche perché poi cioè, ne va del loro interesse perché creano un'informazione alternativa interessante e quindi possono arricchirsi con i telespettatori e quindi da lì poi vendere anche meglio la loro pubblicità e rimanere meglio a galla, visto che qua mi sa che si fa di tutto per eliminare le TV locali, perché questo è vero, praticamente si è parlato a suo tempo, faccio un piccolo richiamo alla rottamazione di alcune televisioni locali, ma stiamo scherzando, proprio in momenti di crisi andiamo a rottamare le televisioni locali così creiamo altri disoccupati, ma ecco, ma che sistema è questo? Che politiche sono queste in questo paese qui? Cioè, questo è il punto. Quindi ecco, un invito alla dottoressa di inviare fax, comunicati stampa a tutte le redazioni delle vostre televisioni locali che avete lì nel sud Italia, in modo da poter far sì che queste si avvicinano a questi argomenti e li possano amplificare. E poi vedremo anche, curioso, vedere quante verranno a fare dei servizi. Ma io devo dire che l'11 giugno abbiamo realizzato un interessantissimo seminario a Bari in cui abbiamo presentato i risultati del progetto e abbiamo poi previsto, ovviamente con tutti i partner che hanno partecipato, eccetera, noi del team abbiamo presentato i risultati del progetto e poi abbiamo previsto una sessione di approfondimento scientifico rispetto ai campi di applicazione della spirulina. Il seminario si è chiamato Alimentazione, Innovazione e Cooperazione, proprio perché abbiamo affrontato queste tematiche e devo dire che abbiamo avuto una larga risonanza e una bellissima risposta. Abbiamo organizzato il tutto in una sala che conteneva 50 persone e abbiamo avuto tipo 150. Sono arrivate 150 persone al seminario, quindi per dire quanto la gente è Interesse. interessata a capire meglio, insomma, di questo prodotto e di tutto quello che può girare attorno. E devo dire che abbiamo anche avuto una larga risonanza dal punto di vista mediatico, tant'è che poi questo ci ha aiutato e ci ha favorito sicuramente nel metterci in rete, in relazione con una serie di realtà che, ripeto, vanno dalla realtà che si occupa semplicemente di ricerca scientifica alla piccola, media e grande impresa che semplicemente vuole sperimentare o condividere con noi un percorso di industrializzazione anche del prodotto o di produzione di nuovi prodotti alimentari da aggiungere ai classici, come dire, prodotti
alimentari. Dopo questo seminario noi siamo entrati in contatto con aziende di produzione di pasta che lavorano per il nostro territorio italiano, ma anche che esportano, e stiamo lavorando tanto, stiamo veramente lavorando tanto. Purtroppo viviamo soltanto una problematica, che è quella economica. A questo punto il finanziamento della regione non ci basta più, cioè nel senso che noi abbiamo raggiunto l'obiettivo preposto nell'ambito del progetto regionale, ma ovviamente noi non ci fermiamo qui, vogliamo andare oltre. Questo è soltanto il primo step in cui abbiamo raccolto dei risultati. Il secondo step, al quale ci stiamo già lavorando in modo assiduo, è quello della valorizzazione dei risultati che abbiamo ottenuto, e quindi valorizzazione su vari livelli. Danina, scusa Massimo, prego, Danina, visto prego. Che sei ancora fra noi, sì. ti volevo chiedere, in alcune acquisti di grano, scusami, caduta la cuffia. In alcune nel grano che ci viene importato, leggevo che ci possono essere anche contaminazioni da micotossine, soprattutto un grano coltivato in zone molto umide e quindi poco ricco di sole. Questa è una realtà che ci coinvolge, perché importiamo grano anche da paesi extraeuropei, oltre che del nord Europa, ma anche dalla Russia. Sì. Tu pensi che un lavoro, o perlomeno una individuazione di un'azione, come dicevi prima, antitossica della spirulina, possa esercitarsi nell'eventuale presenza di queste tossine? Beh, possa essere anche un lavoro, diciamo, su cui poter fare ricerca? Sicuramente sì, il punto è che per fare ricerca scientifica ci vogliono i soldi, ed è per questo che noi stiamo lavorando sulla creazione di partnership che condividono degli obiettivi, proprio perché insieme magari possiamo accedere a dei finanziamenti e finanziare la ricerca scientifica. Noi portiamo avanti due discorsi che sono integrati tra di loro, sono congiunti e sono anche paralleli allo stesso momento, che è quello della ricerca scientifica ed è quello dell'imprenditorialità. Noi stiamo lavorando per fare startup d'impresa, ma non è il discorso dello startup d'impresa non è svincolato dalla ricerca scientifica. Vanno di pari passo e l'impresa non fa altro che valorizzare i risultati ottenuti con la ricerca scientifica. Sappiamo benissimo però che sia per fare impresa sia per fare ricerca scientifica c'è bisogno di accedere al credito, e oggi è difficile accedere al credito, ma noi stiamo lavorando anche su questo. E a me piace essere ottimista e positiva nei confronti della vita, ma è una positività che condivido con tutto il team di Apulia Kundi, per cui sicuramente riusciremo a superare anche questo ostacolo. Sono convinta. Massimo? Guarda, solo un invito vorrei fare così in conclusione alla dottoressa Danila Chiapperini, che alla prima occasione che passate qui nel nord-est d'Italia o in occasione di una conferenza o per qualsiasi motivo, allora possiamo dedicarci una trasmissione televisiva, anche perché Pianeta Oggi TV non è, cioè è sì online, poi però produce un settimanale che va in onda su un circuito di TV terrestri e radio anche in FM stereo, oltre che a site su web network online, e in modo tale da poter far conoscere al pubblico qui del centro nord Italia, in più la provincia di Palermo, perché abbiamo Teleiato che ci ripete il nostro settimanale, proprio per far conoscere questa iniziativa molto molto interessante. Quindi spero a presto. Io accetto l'invito, magari non sarò io a venire, sarà qualche altro componente del gruppo, potranno venire anche più persone, possiamo sicuramente organizzarci. Possiamo scambiarci, insomma, i contatti per email. Io ho detto, la nostra email letta da tutto il team
è apuliacundi@gmail.com. Quindi se mi mandate i riferimenti, sicuramente poi possiamo organizzarci, insomma, nel prossimo futuro. Certo. Infatti... Allora, un rinnovato saluto e auguri a Danila. Io grazie mille. Credo che chiudere qui la nostra trasmissione, il contatto perlomeno con Danila. Grazie. Ma tu hai delle ultime... Un abbraccio Danila, buon lavoro. Grazie mille, grazie a voi. Buon lavoro anche a voi. Ciao, a presto. Arrivederci. Ciao Danila. Grazie dottoressa. Prego, dottor Ugo. Massimo, chiedevo se ci sono delle ultime notizie. Sì, infatti ecco, possiamo concludere con le ultime news. Dunque, una riguarda la Corte dei Conti. Dunque, l'eccesso di legislazione ha fatto sì che si inserisse la corruzione. Lo ha detto il presidente della Corte dei Conti, Squitieri, all'apertura di un convegno sulla corruzione. Squitieri ha citato a questo proposito una frase di Tacito: moltissime sono le leggi quando lo Stato è corrotto. Poi in conclusione vorrei ricordare ancora una volta, perché queste notizie non possono andare poi nel dimenticatoio, l'uccisione del giornalista, nostro collega Fausto Gabriel Alcaraz. Vorrei riprendere in sintesi un po' dalla testata giornalistica Antimafia 2000, dall'articolo di Giorgio Bongiovanni, direttore di questa testata importante, che praticamente questo giornalista si occupava del traffico di droga nella regione. Cioè, la mafia internazionale torna a colpire lo scorso 16 maggio, riprendiamo questa notizia dunque, come detto, nella città di Pedro Juan Caballero, siamo al confine con il Brasile. Due sicari a bordo di una motocicletta hanno ucciso il giornalista 28enne, quindi giovanissimo, giornalista di Radio Amabai, Fausto Gabriel Alcaraz. Da tempo si occupava del traffico di droga nella regione, aveva ultimato la propria trasmissione e stava tornando a casa quando i due killer sono entrati in azione. Non è la prima volta che un caso del genere accade in Paraguay. Nella stessa città, ad esempio, era stato ucciso nel 2013 il collega Marcelino Vasquez, un paese, quello paraguayano, che è crocevia, lo ricordiamo, al pari della Colombia, dell'Ecuador, della Bolivia, in particolare per il traffico della cocaina. Un business, quello della droga, che in Occidente è nelle mani dell'Andrangheta, che anche se non entra direttamente in questo specifico omicidio, ha una parte di responsabilità in quanto leader del narcotraffico internazionale. Le denunce, la forza delle parole, la vera informazione fanno paura alle criminalità organizzate che vogliono rimanere celate nell'ombra, ed è per questo motivo che si arriva al punto di uccidere. Come colleghi non possiamo che essere vicini alla famiglia di Fausto Gabriel Alcaraz e ricorderemo sicuramente il suo sacrificio nel nome della giustizia. Abbiamo la nostra solidarietà. Certo, certamente ci uniamo tutti noi di Pianeta Oggi TV, di Bari e quindi di Salsa Web Network, tutti quanti insieme Antimafia 2000, perché non possiamo dimenticare questo gravissimo fatto. È tutto quindi qui per quanto riguarda le notizie da Pianeta Oggi TV. Vediamo se c'è qualche ultima ora al volo. No, niente. Allora a questo punto, Ugo, a te la linea per... Bene, io credo di aver offerto ai nostri ascoltatori, di aver insieme offerto ai nostri ascoltatori una piccola novità, e credo che si possa continuare a seguire questa ricerca su questo prodotto che sarà, come diceva prima la dottoressa, l'alimento del futuro, e quindi credo di poter promettere altre trasmissioni e altri incontri con la dottoressa Danila. Nel frattempo invito Rosario se c'ha qualche intervento da fare. Rosario? Sì, ci sono, no? Che stavo pensando che anche questa volta ho imparato qualcosa di nuovo, perché non conoscevo questo prodotto. Facciamo queste cose. Mi sto scoprendo che sono una persona profondamente ignorante in materia su queste cose. Insomma, perché... Tutti quanti siamo ignoranti, abbiamo bisogno tutti però, di fare qualcosa. E sono rimasto qui ad ascoltare la dottoressa, proprio affascinato, perché di questo prodotto, che poi ci vuole poco a coltivarlo, da quello che ho capito, no? Di poco a poco.
e che diciamo dà tantissimo, perché poi alla fine quando lo ingeriamo ci dà tantissimo, insomma, diciamo, tantissime cose positive Poca rispetto a quello spesa, che noi mangiamo tutti i giorni, no? e senza inquinare molto. E senza inquinare, e questo è fondamentale. Quindi per questo anche questa volta sono rimasto affascinato e quasi senza parole, guarda, Ugo. Insomma, siamo contenti, speriamo di poter offrire allo stesso contenuto mercoledì prossimo alle 18:30, sempre su questa stessa rete. Sì, Anzi, si può onda. dire rete, si può dire rete, dai, rete Si può web. dire rete, proprio. Esatto. E in finale, perché ormai anche i nostri ascoltatori e telespettatori sono abituati, che vogliono sentire un attimo la novità, no? Per quanto riguarda il Veneto, il popolo Veneto, il Veneto indipendente, che Antonella, la tua collega, ogni volta appunto mi stuzzica su questo. Ecco, allora dunque puoi dire che anche la settimana scorsa, e colgo l'occasione anche per salutare Paolo Gavasso di Radio Fontana Fredda, siamo andati a Gorizia, in un altro emittente, no? E anche in questa ultimissima occasione io non ho visto nessun confine tra Veneto e Friuli. Quindi può stare tranquilla Quindi l'Antonella. non hai esibito alcun documento, insomma. Non ho esibito, nessuno mi ha chiesto niente. Quindi anche perché se me l'avessero chiesto non l'avrei neanche esibito, perché tanto risulta che ci sono confini, insomma, tra Veneto e Friuli. Quindi io penso che sia ora di finirla con questa storia qui, una volta per Lo tutte. diremo ad Antonella allora. Perfetto. Massimo, un caro grazie a Massimo Bonella, un caro grazie e un caro saluto a Rosario Moreno, un Grazie, ciao. carissimo saluto a tutti i nostri ascoltatori e speriamo di poterci risentire mercoledì prossimo. Buonasera. Certo, buonasera a tutti. Arrivederci.